Il piatto forte del Festoria di sabato saranno i Babuzzi Orchestra, che sono qui con me. Cantante, Gabriele, Ciao! presentaci il gruppo. Certo, allora, buonasera amici spettatori e spettatori di Piero da Saronno. Vi presento alla viola il maestro Matteo Kalashnikov del Soldat, detto anche Mustafa. Al suo fianco la maestra Mariella Sanvito, detta anche Violina. Il mio amico batterista Bruno Saitta. Al cappello bianco e alla fisarmonica abbiamo il professore Emiliano Bianchi. Il nostro amico Alberto Turra si dedica al suono della chitarra e il suo fedele compagno pastore Ivan Lo Giusto suona il basso. Manca la tromba però. La tromba l'abbiamo persa per la strada, arriverà più tardi, si perde questa bellissima intervista. Lascio il microfono alla mia amica Laura che procederà con le domande. Allora, intanto perché il nome del gruppo Babuzzi, da dove viene? Babuzzi è nato per la strada. Una volta io e il mio fedele compagno Emiliano Bianchi stavamo camminando su un marciapiede insieme al pastore Regoleo e siamo caduti come in trance e ci è apparsa Maria Veduslavskia Rakhiaska, regina della Vulvazia, e che ci disse: allora, cari amici, prendete altri elementi come voi che amano suonare, che si divertono suonare, e formate un gruppo che si chiamerà La Babuzzi Orchestra, di cui farete un disco che venderà molte molte copie e renderà il mondo molto più sexy. Così è stato fatto, il disco è andato sold out e presto a ottobre barra novembre rientreremo in studio per un secondo disco, perché ci è riapparsa un'altra volta in trance questa amica ormai Adesso intima. devi ripeterci tutto il nome. La Babuzzi Orchestra. No, dell'amica. Ah, Maria Vakulashkia Rakhiaska, della regina della Vulvazia. E invece i vostri soprannomi, per esempio il professore, da dove deriva? Il professore in realtà non è un soprannome, è una speranza più che altro, perché sono un precario disoccupato. Anzi, vorrei invitare il ministro a... Ciao ministro, t'ho detto che magari... Ecco, sono Sì, qua, sono ecco. anch'io. No, sono insegnante precario purtroppo di greco-latino, quindi è un professore falso musicalmente, però vero nella vita, diciamo. E un altro che mi interessa molto, il pastore da dove deriva, scusa? Si era inventato al momento, è un coglione, cioè, ne tira fuori così, non c'è tanto da ragionarci. Il solito coglione. Mariella, violinista, com'è lavorare con loro visto che sono così? Ma è bellissimo, è un incubo ma è anche bellissimo, sì, ci si diverte, sono bravi, mi vogliono bene. E anche a te è apparsa la regina della Vulvazia? No, io me la son persa perché quel giorno lì non c'ero, però a loro sì. Era lei in realtà la regina della Vulvazia. Allora cosa ci preparate per stasera? Stasera prepareremo la parte del nostro repertorio più veloce, più rock, diciamo, molto Influenze. scatenata. Bregovic, Goran Bregovic, Bajramovic e tutta la musica dell'est Europa in Ok. generale, diciamo. Allora, visto che sei ciarliero, raccontami com'è dietro le quinte la Babuzzi. Allora, noi ci cambiamo spesso di abito perché siamo una boy band ormai riconosciuta in tutto il mondo e ci piace apparire. Noi amiamo mostrare il nostro ego e tirarlo fuori sia dietro le quinte che sul palco. Il sole mi dà... Scusate, ma dovevo guardarlo negli occhi perché è troppo La bello. luce mi dà molto fastidio agli occhi, preferisco tenere di coperti perché dopo sul palco se no faccio fatica a vedere il pubblico e a interagire con il nostro popolo balcanico. Però dietro le quinte in genere funziona che ci insultiamo a vicenda, ci trattiamo male e dopo sul palco si risolve tutto con una buona ora e mezzo di musica balcanica. E allora, abbiamo detto che vi siete conosciuti per la passione per la musica. Com'è che nasce? Cioè, da dove viene la musica balcanica? Perché questo stile così?
viene da una passione comune per la musica del mondo in generale e un amore viscerale per alcuni film, in particolar modo che ci hanno ispirato, che tutti conoscono, come Underground di Kusturica, e la voglia proprio di Snatch con Brad Pitt, e la voglia, il desiderio iniziale di suonare a un matrimonio, in particolar modo al matrimonio di Kalashnikov, che è laggiù, alla mia destra. E così è iniziato tutto, volendo suonare per matrimoni, funerali. In realtà matrimoni abbiamo fatti ben pochi, funerali nessuno, ma si spera virtualmente, voglio dire, e quindi questa parte del mondo, dell'Europa, ci ha appassionato molto. Poi la cosa si è un po' allargata, per cui il repertorio tocca anche il centro Europa in generale, non solo i Balcani, e tutto ciò che in Italia è poco conosciuto, ma in realtà tira molto, perché oggettivamente è una buona musica per ballare, ma proprio anche da ascoltare. È una ricerca anche filologica da un certo punto di vista. Cosa vuol dire filologico? Non lo so, però me l'ha suggerito lui, faceva molto figo e l'ho copiato. Filologicità è la nostra religione proprio, cioè noi siamo filologici. Devotissimi. Devoti. Chiedo com'è andato il matrimonio a questo punto. Io, è stato strepitoso, l'hanno suonato in chiesa. Questa musica per noi, per me e mia moglie, è stato strepitoso. Lei non è scappata? Assolutamente no, anzi, ballava alla grande poi durante la festa. Sì, sì, alla grande. Mutande in chiesa, si è strappata il vestito. Delle questioni imbarazzantissime, cioè non vogliamo ricordare quell'episodio perché è stato veramente fico. Allora, però non mi avete raccontato niente di voi, cioè proprio una storia, qualcosa, una gaffe, qualcosa che vi è successo. Chi è che fa le gaffe? Noi non facciamo gaffe. Noi siamo dei professionisti della gaffe, quindi è come se non le facessimo le gaffe. No, beh, ma ogni tanto. No, adesso volevo sapere la storia di Bolzano. Avanti, la storia di Bolzano. È meglio che te la racconti, professore. Chi me la racconta? Lui, meglio lui. Te la racconto io. Ogni tanto capita che tra i tanti tour, tra le tante date esterne al nostro Interland, capitano degli episodi un po' particolari, perché noi abbiamo delle vere rockstar nella band, no? E quindi amiamo frequentare groupies, amiamo frequentare alcol e bottiglie di vodka. Il nostro amico qua ne conosce una molto bene, di bottiglie di vodka, ovviamente, perché è troppo brutto per avere le groupies. E una serata particolare a Bolzano è finita, ve lo lascio immaginare. Parlava in greco-latino o...? Ma non lo sa di greco-latino, in realtà, uno di quei professori che parla solo spagnolo, anche se insegna greco. No, diciamo che c'è stata una scena molto bella dove io ho preso il mio fratellone e l'ho accompagnato in hotel, perché era abbastanza combinato, e non sapevo come arrivare all'hotel, quindi mi sono fatto prestare il tom-tom dal suo fidanzato e andavamo a piedi, lui ubriaco, io semi ubriaco col tom-tom, e ci ha fermato la polizia perché hanno detto che cazzo fate col tom-tom in giro. Ah, non si scusa. Cacchio lo puoi. Il tuo fidanzato ti lascia andare tranquilla. Ma sì, ma questi parlano, ma poi in realtà. In realtà sono tranquilli. Che anche a bagno non muore. Va bene, speriamo che ci facciate ballare veramente tanto stasera. Ma sicuramente, qua usciranno, da vedi quelli che abitano a. Prima sono passato, ho citofonato a tutti e usciranno, si caleranno dalle finestre. Sta parlando dei palazzi e degli abitanti di Via Pagano. Viva Via Pagani e viva Festoria, grazie di essere stati invitati, vi amo, vi voglio bene, spero di farvi divertire, speriamo di farvi divertire, sicuramente siamo meglio degli U2, anche meglio dei Guns N' Roses. Da spalla nei primi nostri concerti. Okay. Evviva l'Est Europa, evviva il popolo libero, baciamo la bellezza. Babuzzi Orchestra. Vi aspettiamo. Ah, scusami. Prima cosa volevo dire seriamente che comunque la musica zingara, la musica di origine zingara ci ha aiutato molto anche a entrare in relazione con una diversità.
che prima si conosceva meno. Invece iniziando a suonare questo tipo di musica abbiamo fatto anche delle conoscenze con zingari che sono venuti a dirci: ah, buono, suonate bene. Temi importanti comunque. No, non tanto questo, sto parlando più che altro proprio di... è cambiata la nostra idea, anche siamo entrati più, ci siamo avvicinati un po' a loro e musicalmente comunque tutti gli zingari, la musica dell'est è molto nobile, molto viva. Vi ringrazio tantissimo, speriamo di sentirla, non vediamo l'ora. Grazie a voi. Grazie. Grazie, grazie Laura! Un applauso a Laura! Seconda giornata di Festoria, siamo qui con gli Odio che apriranno la seconda serata, la serata più rock di tutto l'evento. Brace, tu che sei il cantante degli Odio, parlaci delle nuove canzoni. Ma io innanzitutto non parlo se non in presenza del mio avvocato. E comunque, no, bella, cazzate a parte, sì, siamo qui al Festoria, grande onore, dato che anni e anni che ci vengo, strafattissimo di birra, buonissima birra, buonissima birra, e finalmente quest'anno in presenza anche l'Odio, questa nuova band che nasce dai One Line Alone, Desmo e Never Cross, dalle ceneri. Monte Carlo Fisting. Ah, ci sarebbero anche Monte Carlo Fisting, e eccoci qua, l'Odio, e niente, che dire... Che dire? Che dire? Parlaci del sound. Il sound è molto... ha un vocalizio... Come? Eh? Come? Cosa? Lui. Chi mi parla del sound degli Odio? È più... Ma è un sound che unisce la musica metal, rock, più rock che metal, con l'elettronica. E i suoni sono non usiamo sequenze live, ma c'è comunque molto elettronica. Lui suona i synth, quando riesce a cantare suona i synth, fa entrambi, ma ha un solo cervello e non riesce a fare entrambe le cose assieme. Avere un cervello, comunque è bello avere una persona seria nella band, funziona. Lui è batterista nonché la persona seria e serve, bravo. Capo. La prossima domanda però voleva essere riguardante al vostro video, perché io so che state preparando un video. Già finito, bisogna aspettare solo che sia pronto. Che finisca. Vabbè, gli stessi, dai. Basta che lo fanno. Che canzone perché... è? L'amore. Ah, ok. E la troviamo sul vostro CD che sarà disponibile? È disponibile? In produzione, a novembre entreremo ancora in studio per finire l'album, che sarà composto da 12 pezzi. Il video verrà finito, si spera, per ottobre, prodotto da Gianluca Pagani e Giacomo Carnaghi. Grandissimo lavoro, anzi li saluto, un bacio, due ragazzi che stimo moltissimo. E che dire, non vedo l'ora di potervelo far vedere, soprattutto a una persona. Basta? Si può dire incazzarti? Sì, si può dire. Allora sarò incazzatissimo. Ok. Va bene, Davide, cosa ci aspettiamo stasera? Durante il concerto cosa ci aspettiamo? Un po' di birra. Birra buona. E non lo so, un assolo di pianto. Bravo. Ce lo farò. No, speriamo bene, è anni che volevo suonare qua. Quindi ci metteremo di impegno. Ringraziamo gli Odio. Il gruppo di apertura della prima serata del Festoria è il gruppo delle Doppie Viti, con cui sono qui adesso. E ci spieghi il nome, da dove deriva? Oi oi. Il nome deriva da un come dire? No, neanche per soli. Deriva da un viaggio che abbiamo fatto in autobus io e lui alla ricerca di un nome. Doppie viti è un quadruplo senso, per cui
cioè doppie viti come le doppie vite, per cui magari di giorno siamo studenti, lavoratori e di sera siamo dei musicisti alcolizzati. E viti appunto potrebbe anche richiamare il vino, ma soprattutto è doppie viti perché non potevano chiamarci mezze seghe. Almeno io me lo ricordo così. Hai portato il per fare psh, che... Ma è andata così, non ti ricordi? Sì, sembriamo delle mezze seghe. Ti sembriamo delle mezze seghe? No, no, assolutamente no. L'intervistatrice tra l'altro non vuole rilasciare nessun commento personale. Soprattutto perché non ci ha ancora sentito, quindi no, non può fare un commento su quanto facciamo schifo se non ci ha sentito prima. Però ho sentito i pezzi su MySpace. Quelli fanno schifo. Ok, licenziati. Perché lì non c'ero, quindi fa schifo. No, infatti. E invece le vostre influenze musicali? Influenze musicali, insomma, noi svariamo su tantissimi generi a seconda di quello che il testo, il pezzo, a seconda della storia che vogliamo raccontare, dell'episodio che vogliamo descrivere. Tocchiamo diversi generi, quindi direi che il blues, un pochettino di reggae, un pochettino di rock and roll, tante terzine, insomma, tante terzine. I tuoi compagni mi hanno detto che tu scoppiazzi da YouTube. Io scoppiazzo da YouTube. Indovina chi l'ha detto? oggi è un mondo in cui chi non scoppiazza da YouTube è tagliato fuori, direi. È la tecnologia che va avanti. E noi stiamo al passo con la tecnologia. Noi tu! Tra i componenti del gruppo c'è il sindaco Cirio, cioè si legge proprio così, come mai? Praticamente perché io sogno da anni di avere un comune virtuale dove tutti si vogliano bene, dove tutti si rispettano e del quale io sarò il sindaco e avrò diritto di parola e di giudizio. Anche un mondo utopico dove noi, una specie di comune non in comune, in cui ci vogliamo tutti bene e tutti ci si... autoironia, tantissima autoironia. Ti sta bene il cappellino? Grazie, me l'ha regalato Cirio il sindaco. Non l'ha regalato, il mondo è utopico, quindi non regalano cappelli. Ammazzo. E come si fa ad entrare nella community delle doppie viti? Non ne ho la benché minima idea. Per queste domande risponde sempre lui. Infatti lui non c'è ancora dentro nella community, è soltanto di passaggio. Prima avevamo una bellissima ragazza come chitarrista. Poi abbiamo tutto il pizzetto. Qual era la domanda? No, dicevo, come si fa ad entrare in questo mondo delle doppie viti? Beh, basta ascoltarvi? Basta comprare il CD, paghi ed entri nella community. Ah, ok. Posso essere cittadina onoraria? Sì. Sì, ti daremo anche le chiavi della città. Sindaco, mi sa che ti sta rubando il lavoro. Comunque dovrà passare da me, per cui la firma la metto io su qualsiasi certificato o documento. Va bene, e alla fine faccio un'ultima domanda. Hai il torcicollo? Sì, però a volte sì, a volte no. A volte lo fingo per far finta di non saper suonare la batteria o di avere problemi, così quando vado sul palco poi dopo li frego tutti, primo. A volte invece ce l'ho proprio per forza e a volte non ce l'ho. Dipende. Comunque vorrei dire una cosa, doppie viti non si può diventare, si nasce. Doppie viti si nasce perché è proprio uno stato, cioè devi essere, non puoi diventarlo. Puoi aggregarti, puoi avere delle similitudini, ma essere veramente doppie viti ci devi nascere, non c'è niente da fare. È proprio, l'ho vissuto io sulla mia pelle. Quando sono arrivato siamo partiti con un'idea piuttosto seria e poi alla fine non eravamo noi. Abbiamo lasciato andare, abbiamo lasciato proprio venire fuori quello che eravamo veramente e sono venute fuori le doppie viti. Abbiamo capito che proprio bisogna nascerci, non c'è niente da fare. Questo è quello che volevo dire. Grazie. Ma soprattutto per essere doppie viti ogni volta che parla lui alla fine bisogna piangere. Siamo in questo mare di lacrime. Ah no, abbiamo l'ultima cosa.
Cogliamo l'occasione di questo splendido concerto anche per annunciare l'avvento del nostro primo CD che uscirà nei prossimi mesi. Per questo ringraziamo anche De Dolorenzi, che è nostro produttore, fonico live, anche gruppi, insomma ci fa tutto lui. E niente, a breve uscirà questo primo CD, ecco, il cui nome sarà Lago nel Pollaio, con intento pungente, ecco. E niente, sarà un gran bel CD. Posso? Ciao mamma. Pare che per rendere un'intervista commerciale bisogna sempre finire con una rissa, quindi la inizio io, guarda. Ma io t'ammazzo! Siamo qui con Le Teste, il gruppo ska rock, sì. Possiamo dire così, ska punk, che suonerà qui stasera, tra l'altro il mio gruppo preferito della serata. Claudio, ciao. Nuovi pezzi, raccontaci. Nuovi pezzi, sì, stasera facciamo in anteprima un pezzo nuovo, un altro l'abbiamo già suonato sabato scorso. Guarda la telecamera. Guarda quello che vuoi, Claudio. Gli artisti sono belli così, li prendiamo così. E niente, quindi sarà una serata importante perché vabbè, Festoria è una piazza, come sappiamo, prestigiosa. E appunto faremo, a parte presentare questi due nuovi brani, faremo una scaletta di una ventina di canzoni, tra cui singoli di anni passati, canzoni importanti. Io voglio approfittare dell'occasione per chiedere ufficialmente alle Teste di reintrodurre l'Ariam nel loro repertorio, che era una canzone bellissima. Tra l'altro l'avevo proposto anch'io. L'unico che era a favore dell'Ariam. Se non la faranno più, vi consiglio di andare a cercarvela perché è veramente un bel pezzo. Però so che avete anche in ballo un CD nuovo. Sì, oddio, in ballo. Stiamo tentando di fare un bel prodotto, più che altro, cioè un bel CD unico, unito, tematiche unite, suoni uniti, e non sbalzare più da generi molto molto vari. Cioè, sarà un po' più cattivo probabilmente. E invece a Michele voglio chiedere la nuova formazione delle Teste, visto che, ricordiamolo, il gruppo già esisteva come Le Teste di Cocco, è un gruppo navigatissimo della zona, ma la nuova formazione? La nuova formazione, i fiati siamo rimasti in due, si è andato via il trombonista e niente, chitarrista Claudio, Oscar batteria, Lotto al basso. Io siamo in cinque. Claudio ogni tanto canta, però fa finta. Tu ogni tanto fai gli assoli. Ogni tanto non li faccio, vabbè. E basta. Sabato di Festoria qui Rutical Foundation. Matteo, tu che sei il cantante del gruppo, presentacelo. Ok, a me è l'onere di fare questa cosa. Siamo solo una parte del gruppo, ci tengo a ribadirlo, perché siamo in 12. E a rappresentarci in questo momento si sta Mano ai cori, si sta Monica, anche lei ai cori, Paolo alle percussioni, conosciuto anche come Mr. I1. Poi c'è Umberto al basso, io alla voce e alla chitarra solista Lorenzo, Mr. Bacci. E quali sono le vostre influenze musicali? Cosa suonate? Allora, a noi piace il reggae, in generale la musica giamaicana, e ovviamente si parla di musica che ha una storia ormai abbastanza lunga, dagli anni 50-60 fino ad oggi. A noi piace il new roots giamaicano, quindi comunque il reggae che assomiglia al vecchio roots ma suonato con suoni più contemporanei, attuali, e quindi anche mischiato con altre influenze più dancehall, dub, eccetera. Comunque la gente è portata a pensare magari al reggae come a Bob Marley, ovviamente, da cui non si può prescindere, però in realtà la reggae music si è evoluta, e anche in Italia ci sono tante band che lo possono dimostrare, il fatto che comunque si evolva, si faccia influenzare da tante altre cose.
Grazie. Siete per la prima volta al Festoria, ma è anche la prima volta che ci venite da spettatori? No, io almeno parlo per me, io ci sono già venuto un bel po' di anni fa, penso una decina di anni fa, quando hanno suonato i Pancreas, e adesso è la prima volta come musicisti. Hai qualche ricordo anche tu di Festoria? No, di Festoria nessuno, è la prima volta che mi capita di venire in questo evento. E come ti sembra? Ma, piacevole, molto piacevole, cioè l'ambiente sembra bello, poi vedremo come proseguirà la serata. Cosa vi aspettate da questa serata? Di divertirci, di divertire la gente, di portare un po' di buone vibrazioni alla gente di Saronno, solo questo. So che avete anche tanti altri progetti per il futuro, ce ne vuoi parlare? Sì, noi vabbè, esistiamo da un po' di anni ormai, dal 2003-2004, abbiamo un primo album con una formazione un po' diversa da quella che vedrete stasera, che è uscito nel 2006 con canzoni ancora un po' in italiano e in inglese. Adesso però questa è la nostra ultima data dell'estate, poi ovviamente ne arriveranno altre ma magari un po' meno frequenti, visto che d'estate per fortuna c'è la possibilità di suonare all'aperto in situazioni belle come questa, e poi insomma durante l'autunno ci si mette a produrre cose nuove con l'idea di far ascoltare e uscire con nuovi pezzi. Ultimo CD? Ultimo CD appunto si chiama Riuscire ed è il nostro primo album del 2006, è stato un lungo lavoro in studio e però da lì è partita poi la vera storia dei Rutical, che si è evoluta nel tempo, però insomma siamo una bella famiglia e quindi questo, il fatto anche che ci sia un forte legame tra di noi, aiuta ad andare avanti pur con una formazione tipo orchestra. Infatti volevo chiederti, è facile suonare in così tanti, per esempio con gli orari, mettersi d'accordo, ritrovarsi? Beh, quando si è in tante persone è comunque sempre difficile mettersi d'accordo e trovarsi, però siamo affiatati e quindi cioè con loro è un piacere, comunque risulta abbastanza semplice, anche se poi alla fine in tanti è sempre complicato. Poi abbiamo comunque anche altre persone che ci hanno fortunatamente dato una mano in questi ultimi live, perché ci sono state magari qualche assenza, siamo riusciti a integrarle, anche per questo siamo un po' una famiglia, perché oltre noi 12 ci sono anche altre persone che ci danno una mano e collaborano con noi. Ragazze, essere coriste in un gruppo quasi tutto maschile, cosa ne dite? Qualche aneddoto, qualche... com'è? È facile? Non è facilissimo, però dobbiamo dire che ci trattano bene, questo sì. E qualche aneddoto? Ma molta emozione a ricordare gli inizi in cui provavamo a metterci d'accordo in tre per capire quale voce fare e alla fine ci siamo riuscite. Molta difficoltà e molta emozione. Ringraziamo i Rutical, grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie. Ad aprire la serata di sabato del Festoria abbiamo i Rudis on Time, un gruppo che fa DJ set e che viene dal Saronnese. Claudio, presentaci il gruppo. Sì, ciao, noi siamo i Rudis on Time, appunto come ha già detto lei, e siamo qua di Saronno e niente, facciamo reggae, DJ set reggae da circa 5 anni e questi ultimo periodo stiamo un po', diciamo, uscendo con anche delle promozioni musicali livello live. Ci siamo mossi verso il Milanese, anche al Club Giallo di Cusano, stiamo iniziando appunto a spingere lì reggae music, sempre stile DJ set, ma anche appunto eventi live, come ho già detto. Questa è, diciamo, la presentazione un po', uscita un po' così. Emilio, ci parli del prossimo evento? Il prossimo evento è il 24 settembre, ci sono One Droppers e Scalax B9, che sono One Droppers, un gruppo di Milano, e gli Scalax B9 è un gruppo di Piacenza. Questi due gruppi sono, diciamo, molto bravi, suonano da tanto e poi comunque cercheremo di promuovere un calendario che andrà fino a dicembre con un
evento ogni ultimo sabato del mese. Ma dove si tengono? Al Club Giallo a Cusano Milanino. Che musica mettete? Proprio per chi come me non se ne intende di reggae. Noi promuoviamo principalmente il reggae delle origini, anni 60-70, e in quell'epoca lì in Giamaica appunto c'era lo ska, rocksteady, e sono questi qua i generi che prediligiamo. L'early reggae, anche inglese, mettiamo su, spaziamo anche verso il roots di artisti come che tutti penso conoscano, come Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailers, Burning Spears, però siamo più specializzati verso appunto la musica delle origini, appunto ripeto, lo ska rocksteady. Allora, siete di Saronno, quindi il Festoria lo conoscete benissimo. Raccontaci qualche aneddoto del Festoria, qualche impressione, qualche ricordo. La cosa bella di Festoria comunque è che incontri sempre tutti gli amici, e poi bei concerti sempre, promuovono sempre gruppi emergenti, possiamo dire. E questo secondo me è la cosa bella di Festoria. Il ricordo più bello? Non saprei... Non mi viene in mente niente adesso. E anche le teste di cocco, questo giovedì è stato un bel concerto comunque. Okay. E voi come vi siete conosciuti? A chi lo chiedo? A te, Claudio. Sì, guarda. No, niente, siamo diciamo amici da un bel po'. Abbiamo iniziato a uscire insieme da un bel po' di tempo, 14-15 anni, uscivamo già insieme, e poi niente, pian piano abbiamo visto che c'era affinità su questa musica e abbiamo deciso di rendere questa passione un progetto più concreto, e appunto a quel punto è nato il DJ set, e che adesso appunto sta andando avanti, ripeto. E quindi niente, è stata un po' una cosa nata spontaneamente, ecco. Emilio, il difetto più grande di Claudio quando mette i dischi? Che è troppo bravo, vuole stare sempre a tema e non riesce un po' a spaziare in altri generi. Ok, questo basta? Sì, per il resto è molto bravo, quindi non mi posso lamentare. Okay. E invece la canzone che Emilio vuole sempre mettere, che tu invece vorresti proprio scartare? No, su questo noi andiamo d'accordo più o meno su tutta la scaletta, quindi non ci sono canzoni che a me non piacciono e scarterei. Proprio d'accordissimo, perché il genere ci piace tutto, ecco. Va benissimo quel che mette. Va bene, ringraziamo i nostri musicisti. Grazie a voi. A dopo, fateci ballare. Abbiamo trovato la scrivania. Aspetta, la facciamo. Molto bella come scrivania. Il piatto forte della seconda serata del Festoria, i The Fire. Olli, presentaci il gruppo. Eccomi. Allora, Filippo dall'Inferno, Alex, Lu, Pelo. Tutto qua. Cognomi a noi ci fanno schifo. Cosa fate? Facciamo rock. Purtroppo non si riesce tanto a definire, perché abbiamo un bel po' di influenze che vanno da cose più pesanti a cose più leggere, quindi quando dobbiamo dire un genere facciamo rock o new rock, che fa ancora più figo. Basta. So che state facendo state spingendo un nuovo CD, giusto? Sì, è uscito a dicembre, abbiamo fatto un video, un po' di date, un po' di promozione, un singolo che è girato in alcuni network radiofonici, insomma le cose vanno, nonostante cantiamo in inglese, nonostante la discografia si muove a pollicini, noi ci diamo da fare e le cose funzionano, insomma. Com'è cantare in inglese essendo un gruppo italiano? Beh, cioè, lo dice a chi suona la batteria. È una scelta dettata dal fatto che comunque sia il nostro genere non andrebbe in Italia. Per cui abbiamo provato a fare questi due dischi, /3, perché in realtà sono tre le pubblicazioni fino ad ora, in inglese, proprio per cercare di sfondare all'estero. Infatti siamo andati anche in quasi tutta Europa a suonare, ci manca solo in Inghilterra, siamo andati in tutti i paesi. Comunque è figo, e imparano tutti i test a memoria.
Un'altra domanda, il gruppo esiste da un sacco di anni? Tantissimo, in verità, esistiamo dal 2005, perché prima noi quattro musicisti, tra virgolette, eravamo in un... scusa, noi tre musicisti eravamo in un'altra band, mentre Holly era il cantante degli Shannon. Quindi, e Filippo suonava con B.B. King. Andavo alle elementari ancora, ragazzi. Esatto. Ero in giro con la merenda al sacco. Perché Filippo ha 18 anni, sembra che ne abbia tanti, però. Io non ho capito quel musicisti, tra virgolette. Nel senso che non siamo musicisti. Coloro che suonano e che non cantano erano in un gruppo, ci chiamavamo Mad Bones. Le virgolette. Facciamo le virgolette. Ecco, non mi ricordo la domanda. No, la domanda era partita sui testi in inglese. Ah, okay. E sul fatto che il gruppo comunque esiste da tanto e che comunque anche venite da appunto da esperienze Milano. Musicali. Oltre che da Milano, vengono da Milano, anche da esperienze musicali importanti, giusto? Ma sì, non mi fai diventare rosso, però vabbè, però suonare la batteria in inglese in effetti mi piace. Oh, alzami il bass drum. Basta, è finita la battuta. Ok, era finita. La battuta era finita. Cosa vi aspettate dal Festoria? Mi sa che la domanda di prima verteva sulle esperienze musicali importanti. Qua tutti avete glissato tranquillamente. Io voglio citarne una, il Puck e il Pop in Belgio, e ne vado fiero. Cosa ci aspettiamo dal Festoria? Ah, veramente un sacco di gente, un sacco di divertimento, un sacco di... Un sacco, c'è un microfono qua. Okay. Lui è quello bello, un sacco di... almeno fatti vedere. Fai vedere l'occhio azzurro. Un sacco di gente, un sacco di divertimento, un sacco di rock and roll. Bene, l'inglese. Formale però. Troppo formali? Continuiamo l'intervista in modo più informale? Sì, dai. Allora, quanta hai intenzione di mangiare stasera? Ho visto il menù, mi va bene tutto, quindi prendo tutto. Prendo tutto, grazie. Non è vero. Perché devi crescere. Poi un po' di veleno, così digeriamo tutto. No, allora, devi sapere che lui è ciriaco e non può mangiare la pasta, però fa tanto il figo, no? Io mangio tutto. Poi alla fine si mangia solo le bistecche di bisonte, ne mangia un quarto e noi le finiamo. E poi dice sono pieno, dai. E poi Bologna, dai Olli, mangialo te. Esatto. Ho preso 6 kg di patatine, le mangi tu? Ma sì, certo. Quindi tu ingrassi. Sì, lui dimagrisce perché ordina le cose e poi io le finisco e faccio il cane. Sono generoso. Sì, sei stronzo, sei generoso. E quando siete in tour come siete? A me lo chiedi. Quando siamo in tour siamo, beh, ovviamente siamo, chiamiamola una famiglia comunque, siamo, prima di tutto la prima cosa è il divertimento, no? Prima cosa è il divertimento. Non ho ancora dato un verbo, volevo dire che non ho ancora dato un verbo. E anche perché la domanda, come siamo in tour, io ubriaco. Però in compenso è riuscito ancora a non dire una bestemmia, quindi. Lui sclera, lui... saluto anch'io, eccetera eccetera. No, alla fine quando siamo in tour deve essere un divertimento, oltre alla professionalità comunque che ci deve essere, che dimostriamo sempre. Soprattutto oggi ci hanno fatto i complimenti, anche oggi il primo gruppo che sistema le robe sul palco, vedi? Grazie. Posso dire una cosa che non c'entra niente, ma a cui stavo pensando in questo momento? Sto pensando che io ho dormito in macchina in questa piazza perché facevo servizio civile all'Aldo Moro, che è sotto quel ponte, praticamente una scuola media. E una mattina avevo sonnissimo perché ero in primi anni dei Fire, quindi c'entra coi Fire, e tornavo tardissimo dalle prove. E quindi a un certo punto avevo sonno e sono uscito dal... cioè ho disertato, sono venuto qua una mattina e mi sono messo a dormire in macchina un'oretta e poi sono ritornato al lavoro. Piccoli contatti sul sito, scusa, ricorda il sito dove andrà questa intervista? Su Piero da Saronno. Ecco, dopo questo aneddoto, piccoli contatti. E anche un aneddoto, nel 1996 ho limonato a questa festa. Io invece ci ho suonato anni fa, è andata benissimo grazie al ruvido dei Pancreas, e quindi lo ringrazio perché poi è stato il contatto per suonare qui, e quindi yeah. Grazie. Grazie. Tu non hai un aneddoto? Io no, no. Saranno, no, non ero mai stato qua, sembra tutto bellissimo e i presupposti sono ottimi, quindi... Di anche che ami i saronnesi. Amo tutti voi, tutti i lombardi e tutti i saronnesi e tutti quelli che verranno qua. L'amaretto di Saronno, esatto. Giustamente. Esatto, perché voi l'amaretto di Saronno ovviamente dovreste conoscerlo benissimo. Però io voglio mangiare l'amaretto di Saronno, cioè nel senso che... voglio mangiarlo, visto che sono qua, è la prima volta che vengo a Saronno io. Allora dopo porteremo... sono astemio, quindi... porteremo dei Fire a mangiare gli amaretti di Saronno. Va bene, grazie ragazzi. Ciao. Ciao.
Siamo qui a prenderci una birra prima del concerto dei The Sit, che apriranno questa prima serata del Festore 2011. Allora ragazzi, da buone rockstar, sorrisi smaglianti. Scusa, ma le rockstar non sorridono, fanno un po' i più gli sfatti. Allora fammi lo sfatto. Va bene? Perfetto, veramente un'ottima dose di recitazione. E invece per quanto riguarda voi, dei volti da rockstar? I volti da chi ha lavorato tutto il giorno, più che altro, quindi... Non saremmo credibili con le facce da rockstar. Le rockstar le facciamo solo sul palco. Però tu in realtà sei arrivato un po' tardi oggi, eh? Sì, ma perché devi capire che sono la star del gruppo, quindi arrivo, faccio il soundcheck e mi bevo una birra. No, ero in coda in autostrada, quello è il vero motivo. Niente elicottero privato? No, era impegnato, l'ho prestato a Bono perché doveva andare un attimo a Castellanza a prendere una cosa, quindi... Giusto per parlare di rockstar, no? No, niente, appunto, volevo dire, giusto per parlare di rockstar. E come la vedi che Vasco Rossi si dimette, invece? Davvero? Sì, non te l'hanno detto. Ma porco chi? Cane! Non ho capito, chi? Vasco Rossi. E chi è? Ah, giusto, scusatemi, non dovevo parlare di cantanti. Di rockstar stiamo parlando, insomma. Facciamo un giro dei nomi per ricordare. Allora, io sono Gnocia. Marcello. Il Bruno Logan. Mike Gelato. Io sono Jag. Jag e basta, l'unico nome corto. Jag e basta, sì, perché Jag. Così, Jag e basta. Così si fa fermare. Sì. Cosa ci proponete stasera? Ci proponiamo, vi proponiamo i pezzi nostri che portiamo avanti da un bel po', da circa un anno e mezzo. E abbiamo registrato un EP. Potete ascoltarci su MySpace, su Facebook, ci trovate The Chate, The Sit. E stiamo registrando un disco nuovo e speriamo presto di poter già iniziare a suonare qualcosa di quello. Quindi presto ci sarà un nuovo tour? Assolutamente, credo da gennaio in poi si dà via a tutto. Gelato e Jag hanno già in mente il nome per il nuovo tour? Ma prego Jag. Non ci abbiamo ancora pensato. Stiamo lavorando, non abbiamo idee, assolutamente. Devi chiedere di là per le idee. Lancerei anzi le idee, se avete le idee mandatecele sul sito info@thesitmusic.com. Idee per il titolo del nostro nuovo disco, grazie. Mi piace non fare niente, complimenti, bravo. Delega tutto il lavoro agli altri. Sì, sì. Come, scusa? Delega tutto il lavoro agli altri, ai fan, come lui non solito. Ha voglia di fare niente. Ma è così anche con voi quando c'è da suonare? Sì, Marcello bisogna andarlo a prendere a casa perché se no non suona, non spamma su internet, non fa niente. Marcello è l'unico che non fa niente. Scrivere email con i compiti degli altri. È vero. Esatto. L'unica cosa che fa è scrivere email con i compiti di tutti gli altri, tranne quello che deve fare lui. Beh, quindi sei lo spirito organizzativo? Chiaramente. Beh, ma ci vuole. Io organizzo, penso, sono la mente, poi loro sono il braccio. E poi vorrei dire che comunque lui era qua da prestissimo oggi. No, certo. Arrivato perché, è lui. Sai perché? Perché non ha un cazzo da fare. No, la verità è che sono arrivato a Saronno circa 40 minuti prima di raggiungere questo posto. Poi ho girato, ho visto tutta Saronno, ho chiesto indicazioni a un sacco di persone. Tra l'altro una persona, mi sono fermato per chiedere indicazioni, scusa, la Piazza Rossa, mi ha guardato ed è andata dritta. Non ho capito come mai, vabbè. Noi sì, guardati in faccia allo specchio. Dovevi chiedere Piazza del Mercato. Piazza del Mercato, è vero. Però a Piazza del Mercato mi mandavano ovunque tranne qua. Alla fine sono riuscito ad arrivare quasi in ritardo. Però mai in ritardo come Mike Gelato. Ma quindi voi non siete di Saronno? Di dove siete? Allora, siamo loro Ferno, Varese, Gallarate, Cassano Magnago, siamo lì. Un altro Fernense e l'altro, vabbè, mio gemello, per cui insomma. Milanese Doc? No, non Doc, anch'io abitavo con lui. Milanese acquisito. Nella stessa cameretta, ma adesso sono a Milano. Qual è la differenza? La cameretta, tutte con... Sfigato! Bellissima, avevamo anche le coperte rosa di Hello Kitty, sì. Fantastico. Fuori dal gruppo, basta, è andato. Sono abbastanza simili, come avrete notato, penso. Ma siete parenti? No, e questo è bello. No, questo li abbiamo, cioè, li abbiamo scelti non perché sanno suonare, ma perché sono simili. Li abbiamo trovati a distanza di 6 mesi circa. Ma in tutti i complessi rock famosi come i Take That, sì, in realtà sono tutti diversi. Grandissimi Take That. Prima o poi faremo un tributo al Take That. Ma sono tutti diversi fuori, però sono tutti molto simili dentro. E noi invece siamo molto, è vero, molto, molto simili fuori, ma siamo molto diversi dentro. Beh, allora facciamo un gioco. Tipo, se vi ricordate nelle Spice Girls che ognuna aveva una caratteristica. No, la mia non si può dire. No, adesso invece bisogna dirla. E incominciamo da Jag. Ma io sono quello giovane.
Eh sì. Baby the sit. Esatto, sono anche l'ultimo arrivato, quindi giovane sia nell'età che nella permanenza nel gruppo. Io sono quello bello, non è vero. No, io sono quello che beve. Ma qua sei in buona compagnia, mi sembra. Sì, ma io dicevo acqua, cosa hai capito? Cioè, sì, questa sì. È mia. No! Io sono Bruno, semplicemente Bruno. È una caratteristica, Bruno. Biondi non ce ne sono qua, eh? Biondi non ce ne sono. A noi ci piacciono tutti o pelati o... quasi. O quasi. Io purtroppo... Hanno scelto loro così, sono un infame. Sono l'infame del gruppo, purtroppo è così. Gira anche in carcere questa ripresa? No, perché così poi lo vengono a prendere. No, mi auguro di no, perché comunque cioè, sono infame nel gruppo, ma non nella realtà. Ma invece mi definisco più come Jerry Halloway, la mente della situazione, del gruppo. Spicy. Sì, sì, esatto. Il piccante. Il piccante, il mettiamola piccante. Così. Va bene, allora ci godremo i The Sit. Che come avete visto ognuno di loro ha queste superpotere. Giusto, qual è il superpotere? Un superpotere. Qual è? Qual è il superpotere dell'infame? Il superpotere dell'infame. Dai, te lo spiego quando andiamo dietro al gazebo di là. Adesso spegniamo la telecamera e ti spiego in privato. Ok, non affidatevi ai The Sit, venite solo a sentirli perché sono veramente bravi. Da Festoria è tutto. Allora, siamo qua con i Mama Bluegrass Band che apriranno, anzi chiuderanno la prima serata di Festoria. Ma noi di solito concordiamo un po' le domande, quindi... Ecco, scusami, ti fermo subito. Noi sappiamo dove vogliamo andare, noi sappiamo quello che pensiamo, non abbiamo bisogno di concordare nulla, ok? Comunque risponde lui. E cosa rispondi allora? Vado dietro la linea direttiva... Del mio maestro di vita Lorenzo Marinoni. Perché mi avete fatto indossare gli occhiali? Perché fa rock and roll. E per quanto riguarda questa serata, che cosa ci promettete? Cosa ci promettete? Eh? Serata. Non ho sentito. Che cosa ci promettete per quanto riguarda questa serata? Tanto divertimento, tanta birra e tanta musica. E degli occhiali da sole. Sì, però ragazzi, non si può fare un'intervista così. È per questo che vi ho preparato. Ok. La lettura. Certo. Incominciamo con Ezio Greggio. Ezio Greggio, scusami, ti interrompo subito. Come ti chiami? Laura. Scusa Laura, ti interrompo subito. Lui è fan di cioè lo conosce tutti i lavori di Ezio Greggio, quindi farei parlare Marco. Bene, Marco, adesso ci devi fare una presentazione del libro così d'amblè. Sì, conosco Ezio Greggio fin da quando ero piccolo, lo seguo da tanto e mi è sempre piaciuto. C'entra anche molto col bluegrass perché la sua musica preferita, pochi sanno, è la musica country che noi proporremo questa sera. Guarda loro che stanno già parlando di un altro libro molto più interessante, guarda loro. Ah, ne avete rubato l'altro libro? Beh, adesso dovete dirmi che cosa c'entra La lunga fuga, no, non fare giochi stupidi di parole, con i Mama Blu. Allora, abbiamo un grandissimo esperto di fughe, che è lui, no, ne ha scritta... Scusa, non si sentirà nel microfono, ma qua di fughe... In ambito musicale l'esperto di fughe è quello là, in ambito di vita l'esperto di fughe è questo qua. Perché sei un esperto di fughe in ambito musicale? Sì, perché fin da quando ero piccolo mi sono sempre cimentato nelle canzoni che parlano di piastrelle, di come arredare un ambiente, quindi la fuga è molto importante, soprattutto la riga della fuga. Ma di righe di fuga può parlare benissimo anche il nostro leader, il nostro cantante. La fuga fondamentalmente è una linea retta e tu mi insegni che la linea è infinita. E spero che sia così anche la vita di tutti. Un appello all'immortalità? Non ho niente da aggiungere. Non hai niente da aggiungere? Sì, davvero, qua stiamo raggiungendo una profondità intellettuale che da voi, da un gruppo che fa musica, non mi aspettavo. No, da voi. Che cosa aggiungiamo? Giusto così per andare free. Aggiungiamo una cosa seria, questa sera venite, siccome siamo in diretta, vero? Siamo in diretta, Piero, siamo in diretta, perfetto. Questa sera venite tutti in Piazza Rossa,
A Festoria, primo perché ci sarà buona musica, secondo perché suoniamo noi, terzo perché canta veramente un personaggio che è Marco Andrea Francis Carnelli, che la sa lunga e avrà molte cose da dire sul palco. Inoltre vogliamo ricordare che il motto di quest'anno è ancora Festoria e volevamo chiedere a tutti gli artisti che cosa vorreste ancora l'anno prossimo, oltre a Festoria ovviamente. Vorremmo tante cose, vorremmo un anno come questo. Quindi ancora 2011? Sì, da capo. Repeat. Vorremmo suonare, vorremmo vedere lo stand che fa da mangiare e fornisce da bere e la gente che balla. Soprattutto la gente che balla e che si diverte. Può anche non ballare, ma si deve divertire, perché comunque alla fine è questo, divertirsi con del criterio, con della consapevolezza. Noi vogliamo sempre Festoria, qualsiasi cosa sia, divertimento e Festoria. Io direi che quello che siamo, a cui siamo arrivati oggi non è certo un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza, che però ci fa guardare con sicuramente un grande successo all'avvenire. Ma voi tra di voi avete dei soprannomi, a parte Esperto delle Fughe? Tipo, il tuo qual è? Non lo so, devi chiederlo agli altri, no? Cioè, devi chiedere agli altri quello che è il soprannome di un terzo. Come lo soprannominate? Lo sa il Francis. Allora, lui ha tanti soprannomi, ma quello che preferiamo è Ciccio. Ma alcune volte può diventare Grinta, alcune volte può diventare Sant'Ambrogio. Perché Sant'Ambrogio? Ma perché guardalo. Che miracoli che non fa. Non può essere altro che un santo. E il soprannome del grande cantante? Ne ha tanti, li puoi leggere nei bagni. Degli autogrill, no? Femminili, chiaramente. E comunque a noi piace chiamarlo Francis. Come il mulo. Due? Su questi due qua? Lui è Pozzi. Ed è un soprannome, è l'unico soprannome cognome della storia dei soprannomi. Qui è un sopracognome, è un sopracognome. È un sopracognome, esatto. Pensa che anche sul badge al lavoro ho Pozzi. Sei veramente... Il lavoro che io non ho, perché sono musicista, però in quel lavoro che vorrei... E invece su di lui? Il suo soprannome è Piega, magari lui può spiegare perché, ma anche Yuma o Cane Pazzo. Ma Piega ce lo può spiegare. Perché Piega? Non ho mai saputo. È un'intervista veramente profonda. Tira fuori la vera motivazione di Piega. La vera motivazione di Piega è dovuta al mio amore per la birra e per gli alcolici in generale. Quindi è la brutta piega che prende le... Bravissima, che ho già preso anni fa. Beh, in realtà devi ancora dirmi il soprannome. No, li vedete tutti. Ah, Jay Fox. Lui si chiama Jay Fox. Perché Jay Fox? Guardalo. Perché Jay Fox? Perché no? Perché no? È una storia lunga. Hai tempo? Abbiamo molto tempo. Peggio, è buona domenica. Sono stato contattato 7 anni fa da un numero di telefono che non conoscevo, che mi ha intimato di rispondere a una domanda presentandosi con pronto, sono Jay Fox, eccetera eccetera eccetera. La domanda non la dirò chiaramente, e io risposi no, sono io Jay Fox, rispondi tu a questa domanda e la domanda non la dirò, e da allora è capitato Jay Fox. Quindi, cioè, questo delinea il fatto che noi sappiamo dove andare, sappiamo quello che vogliamo dire e ci scegliamo i soprannomi. Sì, ma è quello in mezzo che ci manca. Cioè, ogni tanto. È un'intervista. Beh, e io che soprannome mi meriterei? Poi scelto le persone sbagliate a cui chiedo. No, scusate, a questo punto mi sento discriminata. Sogliola. Perché sì. Sogliola? Non lo vogliamo sapere. Ma è perché non hai visto il film Animal House? Comunque noi ti intervisteremo tra un anno e verremo a chiederti come mai Sogliola. Va bene, ringraziamo i Mama Bluegrass Band a questa sera.